Benvenuti a tutti al Cosa 95 e si parlerà di film. Allora, non parleremo di Shazam perché ormai se ne ha parlato in quantità industriale, ma parleremo di Men in Black, che sarà girato a Londra, non più in America, ma sarà girato qua in Europa, cioè ex Europa, perché come sappiamo c'è stata la Brexit, però non ci sono più Willie Smith e Tommy Lee Jones, ma Tessa Thompson, quella che ha fatto Creed 2 e Chris Hemsworth, quello che ha fatto Thor. Peraltro i due hanno già lavorato insieme in Thor Ragnarok, che faceva la Valchiria, e invece Thor faceva appunto Thor, il dio del fulmine. Cosa ci aspetterà questo Men in Black? Ma questo Men in Black secondo me ci porterà tante novità, perché un cambio generazionale così mi fa strano, ma mi fa piacere, perché io ho letto 3 anni fa che si pensava a un reboot di Men in Black, ma si parlava già di Will Smith con una donna, però invece hanno cambiato tutte e due, e vedremo che cosa succederà. Peraltro c'è Liam Neeson, non so se fa il corporate dei Men in Black di Londra o se farà il cattivo, non lo so. Nel 2019, questo è il tratto sommario per avere questo film. Non so se nel 2019 in America o nel 2019 tutto il mondo, non lo so, però credo che sia proprio un cambio generazionale comunque riuscito, mi pare. Secondo me sì, perché comunque non credo che stravolgano tanto le carte in tavola. Certo, ci sono due agenti nuovi, però come si dice, non facciamoci la testa prima del debutto di Tessa Thompson e Chris Hemsworth in agenti di Men in Black. Che devo dire? Io vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo poi.